visto una bella foto del matrimonio di Maurizio. È una foto veramente che racconta la storia dell'amicizia, ma soprattutto della fratellanza che ho io con Maurizio Mattioli. Ormai sono più di passa 20 anni che ho il piacere e l'onore di condividere con lui il set, ma anche nel privato, insomma, siamo sempre insieme. E hanno suggellato, hanno consacrato la loro unione insieme a Simonetta Benincasa, con la quale io ho un rapporto strepitoso, meraviglioso. Essere lì testimone di questo evento mi ha fatto veramente emozionare e mi ritengo fortunato per aver con loro condiviso una giornata indimenticabile, sai, ultra settantenni, iniziare una storia d'amore è un segno di grande vitalità, di grande energia e di grande forza, e loro se lo meritano perché sono una coppia straordinaria. Poi io Maurizio l'ho sempre considerato un fratello maggiore, per cui con lui, quando purtroppo è scomparso mio padre, il giorno del funerale il suo braccio mi ha stretto per tutta la cerimonia, dandomi la forza di andare avanti. Con Maurizio veramente gli sono debitore di tante cose, ma soprattutto il piacere di lavorare con lui. Lui è l'icona della romanità, tanta romanità. Abbiamo iniziato insieme col Bagaglino e lì, in l'occasione del matrimonio, ho avuto il piacere di rivedere il maestro Ninni Pingitore, che è veramente colui che ha inventato miliardi di attori, perché da lì sono nati tutti praticamente, da Bombolo a Oreste Leonello, a tutti. E abbiamo passato una bellissima e indimenticabile giornata, al freddo però con il cuore caldo. Tu hai fatto tanti din don con lui, e ce ne sta qualcun altro al cantiere? Guarda, siamo partiti col primo, poi ne abbiamo fatti praticamente 5, adesso in uscita c'è il sesto e il settimo, proprio imminente, e a marzo inizieremo a girare l'8 e il 9. Per cui siamo iniziati in punta di piedi, la rete ha creduto nel progetto, ma soprattutto il pubblico ha creduto in questa bellissima serie, ci ha sostenuto, e gli ascolti hanno dato chiaramente, ci hanno dato ragione, e proseguiamo con questo rapporto con me, lo zio e il finto prete, che è esilarante, con tutte le storie loro, ma ringrazio soprattutto coloro che hanno creduto in me, che sono Bruno Fustaci e Alessandro Carpico della Sunshine Production, che chiaramente con loro collaboro da tanti anni, ma questa serie è veramente è confezionata con amore, e i risultati si vedono, quando le cose si fanno col cuore i risultati si vedono. Allora, sto preparando lo spettacolo teatrale con Valentina Poletti, il titolo non lo spoilerò, ma è veramente esilarante, si parlerà di animali, si parlerà del rapporto di coppia, si parlerà della famiglia, inizieremo la tournée a breve, poi inizio marzo inizieremo a girare l'8 e il 9 di Din Don, poi c'ho finalmente il mio primo film da regista, e con il quale poi vi annuncerò il tutto, e sarete i primi, ve lo prometto, perché sai che c'è un feeling tra di noi.